Oggi, ragazzi, Emanuele ci parlerà di alcuni trucchetti che potete adottare quando venite qui in Canada o negli Stati Uniti e volete affittare una macchina. Dei trucchetti che vi aiuteranno a farvi dare una bella macchina, magari migliore di quella che avete pagato. Sicuramente il primo è quello di arrivare tardi. Primo trucchetto. Ah, è un po' rischioso, però se funziona, funziona alla grande, perché... Cioè, arrivare tardi in concessionaria, nella concessionaria dell'affitto. Sì, perché praticamente... Vedete che succede? Spesso, soprattutto le persone normali, solo affittano una macchina che può essere una... Qui hanno la Compact e la Medium. Oppure addirittura l'Economy. Compact, Medium, Economy. Queste sono le tre, quelle base, che di solito la gente affitta perché costano di meno. Che problema hanno? Che vengono subito levate perché... la mattina, via, spariscono subito. Esatto. Quindi se arrivate in ritardo, che succede? Che loro finiscono quelle macchine, però ovviamente voi la prenotazione l'avete fatta. Probabilmente l'avete già pagata la macchina. Esatto, quindi loro la macchina ve la devono dare. E quindi vi devono dare una macchina. Quindi che te danno? Che te danno quello che rimane. Diciamo, di solito rimane qualcosa di molto figo, che può essere un SUV, cioè un SUV, un macchinone. Una macchina sportiva, nella peggiore delle ipotesi è un minivan, è un, diciamo, un Dodge un po' grosso, che può essere un po' scomodo, però se non ha tante valigie può essere anche comodo, quindi diciamo che non ti dice mai troppo male. Nella peggiore delle ipotesi, arrivate tardi, c'hanno comunque un economy, vedranno quella, e comunque vedranno quella che vi meritate, male che va. Quindi arrivate un pochino tardi, non è arrivate 8 ore dopo, perché no. Se no ti danno niente. Ecco. Secondo trucco, usare i codici sconto, come quelli che si trovano in giro. C'è un sito che si chiama AutoSlash, che lo mettiamo in descrizione. Esatto, che ne ha moltissimi, di solito per il Canada, per gli Stati Uniti, okay. E un po' per tutti i paesi anglosassoni, quindi anche okay. Australia. Ed è molto, è fatto molto bene, perché tutto perché funzionano. Ma tipo, quali sono gli sconti che si gli possono trovare? Gli sconti sono che, per esempio, su un venerdì, sabato e domenica ti regalano, su almeno 3 giorni ti regalano uno se c'è il weekend. Buono. Allora, un altro consiglio è quello di usare il sito originale della compagnia, quindi Avis. Io vi consiglio per esempio Avis, che qui in Nord America è molto famoso, c'è pure Hertz, c'è Enterprise, ci sanno varie, però Avis secondo me è una delle migliori, anche le macchine di solito sono molto nuove, belle, pulite. E quindi andate sul loro sito, usate i coupon del punto precedente. I coupon li usi sul solo loro sito? Sul loro sito. Ah, ok, ho capito. Perché spesso i coupon non si possono utilizzare se non sul loro sito. E, per esempio, se vai attraverso Booking, loro di solito ti fanno la tariffa piena, quindi non puoi fare nessun coupon. Ok. Se prenotate dal loro sito, c'è la cosa positiva è che se prenotate molto in anticipo, la tariffa è ancora più bassa. Il problema è che a quel punto avrete due tariffe, una se pagate subito e una se pagate invece al counter, quindi quando arrivate. E sarà un pochino più alta, là molti dicono vabbè, più bassa prendo quella. Il problema è che è come il non refundable di Booking, cioè tu hai pagato e se non ci sei, loro i soldi se li sono presi. Il problema è che Avis non ti permette appunto nessun rimborso, ti permette di spostare la data, però se voi non ci vedete a Vancouver o dove sia nel Nord America, vi importa poco, perché che vi spostate? Oppure dovete spostarla, se cambiate, per esempio, se cambiate le date del viaggio potete spostarla, però non è detto che poi Avis l'abbia, perché o poi... che ritrovate gli stessi prezzi. Esatto, quindi per esempio conviene Hertz, ma non ho fatto Avis, non mi danno i soldi indietro, che faccio? Quindi state attenti, anche perché quella più alta è poco più alta di solito, quindi conviene. Quanta è la differenza? Dipende, se costa per esempio quella più bassa che ho trovato per un weekend $80, e se la paghi al counter sono 95, che ne so, certo un po' di più, però tutto non si può vedere la vita. L'altro trucchetto è assolutamente trovare il programma di fedeltà della compagnia. E Avis ha un programma molto famoso, ottimo, perché innanzitutto una volta segnati automaticamente avete accesso alla... alla fila veloce. Quindi non fate la fila. Non fate la fila. Si chiama Preferred. Quello di Avis. Quindi voi andate nell'ufficio Avis, ci sarà una parte che ho scritto Preferred, e in quella parte voi mettete, di solito non c'è quasi nessuno perché nessuno la fa, soprattutto gli stranieri. Invece in questa maniera potete saltare la fila, che a volte è molto molto lunga. Intanto anche noi all'inizio la luce non si è abbassata perché stiamo andando a riportare la macchina.
usare la stessa compagnia, quindi se fate ad esempio un viaggio in più tappe dove affittate più volte la macchina, usare sempre la stessa compagnia perché vi dai punti e poi loro quando vedono che tu hai comunque usato la stessa, sei un customer, ti trattano meglio, a noi ci trattano meglio, appunto ci danno queste macchine che a Alessia non gli piacciono tanto, a me piacciono, però certo consumano tanto. Però la cosa figa insomma che è una bella macchina, se non è questa comunque di solito è una bella macchina, pure che è una macchina normale, è sempre una macchina molto nuova poi tra l'altro, quindi. E l'ultimo invece è un consiglio, di non prendere, consiglio ragazzi, attenzione, di non prendere assolutamente nessuna copertura assicurativa extra, quindi quella che vi dicono sulla benzina per fare, pure che non dovete fare il pieno, oppure quella se succede qualcosa, non prendete niente. No, infatti informatevi se per dire la vostra carta di credito oppure quando fate l'assicurazione per il viaggio è compreso. E poi comunque qualsiasi assicurazione extra si può comprare poi anche se avete fatto il prepagamento, si può aggiungere, quindi male che va, se avete visto insomma che non l'avete, la aggiungete alla fine quando pagate al counter, tanto loro hanno la carta di credito con cui avete pagato, ve la aggiungono e loro anzi sono contenti. Quindi questi sono i consigli se venite qua e volete una macchina migliore di quella per cui avete pagato. E buone vacanze! Ciao! Ah, aspetta, facciamo vedere un attimo pure la macchina. Ah, no? Facciamo vedere un attimo la macchina. Vi faccio vedere adesso che siamo qui al chiuso questa figata che c'ha questa macchina. Praticamente parte dentro molto molto bella, invece di qua. Wow, guardate un po', c'è un riflesso del cavallino, cioè che vi accompagna finché non salite in macchina. Sarà un po' troppo sta luce, ma che serve l'inutilità di una luce? L'inutilità di una macchina sportiva, guardate l'inutilità. Questa è inutile, questa è inutile. Emanuele è contento però.